Valparadiso è un'azienda di famiglia. Noi siamo quattro fratelli e credo che la passione, l'amore per la campagna, per la terra, ci venga da nostra madre, che ha una sua storia contadina. E mentre lo spirito imprenditoriale, la capacità di essere una società efficiente, venga più da mio padre. Attraverso la promozione del nostro olio nel mondo, raccontiamo anche la bellezza di questo territorio, il suo antico sapere, le sue architetture medievali costruite con la gialla calcarenite, le splendide facciate barocche delle tante chiese cittadine. Insomma, ci piace pensare che in qualche maniera siamo ambasciatori della cultura e del gusto con una semplice bottiglia di olio. L'olio Valparadiso è veramente il frutto di un anno di cure che facciamo al terreno, all'albero e in frantoio. Ed è proprio per questo che siamo felici di ospitare i nostri clienti, per far toccare con mano tutto il lavoro che c'è dietro l'etichetta, che è il risultato del rigoroso rispetto di quelle che sono i nostri disciplinari di produzione. Adesso vi facciamo vedere la raccolta fatta con dei pettini speciali che non maltrattano le olive. Ci sono i nostri ragazzi, specializzati, si chiamano tutti scembri, sono una grande famiglia insieme alla nostra. In questo momento stiamo raccogliendo questa, che è una biancolilla ed ha un olio molto profumato che va bene anche fuori dall'Italia per il resto del mondo. Adesso più avanti vedremo la raccolta meccanizzata. L'intero ciclo produttivo di Valparadiso è certificato in agricoltura biologica. Questo significa che tutte le fasi che vanno dalla aratura dei campi alla concimazione, alla potatura, alla raccolta per poi passare al frantoio, all'imbottigliamento, viene controllata e certificata da un'azienda terza che, con dei disciplinari molto rigidi approvati dalla comunità europea, certifica che tutto quello che noi facciamo avvenga in assoluto rispetto della natura e dell'ambiente. Per noi fare agricoltura biologica non è semplicemente obbedire a un disciplinare, ma è una volontà, è una filosofia, quella di avere un prodotto assolutamente salubre, salutare, che sia privo di ogni sostanza chimica di sintesi, per garantire i nostri consumatori e noi stessi, che siamo i primi consumatori, la nostra famiglia, dell'olio Valparadiso. Mentre possiamo dire che la campagna è il luogo della tradizione, delle coltivazioni secondo gli antichi dettami dei contadini siciliani, il frantoio è un po' più il luogo dell'innovazione. Il processo produttivo dell'olio extravergine d'oliva è molto complesso ma delicato. La molitura avviene entro poche ore alla raccolta. Le olive vengono trasportate in frantoio dentro cassa areata, e ciò per evitare che inizino quei fenomeni di fermentazione ed ossidazione che rovinerebbero per sempre l'olio. I punti di forza del frantoio sono molteplici. In primis, tutto il ciclo di lavorazione avviene a freddo. Non si supera mai la temperatura di 27 gradi. Questo è un limite molto importante, perché l'olio e la pasta delle olive è molto sensibile alle alte temperature e agli sbalzi di temperatura. L'altro punto di forza del frantoio è che l'intero ciclo produttivo avviene in assenza di aria, quasi sotto vuoto. Questo perché l'aria con l'ossigeno interagisce con le molecole dell'olio e le ossida, iniziando quei processi di irrangidimento che determinano dei gravissimi difetti organolettici all'olfatto dell'olio. L'ultima innovazione introdotta in frantoio è l'estrazione centrifuga senza aggiunta di acqua. In questa maniera possiamo avere
avere degli oli ricchi di biofenoli, ricchi di polifenoli, degli oli che hanno un grande livello sia dal punto di vista salutistico sia dal punto di vista organolettico. La fase finale, forse la più bella, la più aspettata per noi, è la degustazione all'uscita del separatore. Perché? Perché vediamo il risultato di un anno di lavoro in campagna e sentire gli odori, sentire la freschezza dell'olio ci ripaga di un anno di lavoro. Abbiamo anche la possibilità di fare delle analisi chimico-fisiche, le più importanti, le più basilari, perché Valparadiso dispone di un piccolo laboratorio interno, quindi facciamo l'acidità, il numero dei perossidi e l'abbondanza di polifenoli. L'olio viene lasciato riposare qualche mese prima della commercializzazione. Il tutto avviene in una cantina a temperatura controllata e al buio, entro silos di acciaio. E nei silos, per togliere ogni possibile contaminazione di aria e di ossigeno, insuffliamo nei silos azoto, che è un gas nobile, un gas sterile, che non contamina l'olio, ma anzi lo protegge dall'ossidazione e dall'invecchiamento. Il passo successivo è il confezionamento. L'azienda ha una propria linea di imbottigliamento in atmosfera protetta. Insuffiamo azoto durante il rendimento delle bottiglie per proteggere e conservare intatti i profumi e i sapori dell'olio. Il confezionamento avviene esclusivamente al momento in cui giunge l'ordine dei clienti. Vogliamo che il cliente ripeta la nostra stessa sensazione della degustazione dell'olio alla spremitura, questo sentore di olive fresche, di carciofo, di erbe aromatiche che solamente in frantoio si può sentire. Vogliamo che il cliente, ovunque apra una bottiglia di Valparadiso, possa iniziare un viaggio sensoriale che rievochi il nostro mondo. Un mondo fatto di tradizione, un mondo fatto di innovazione, un mondo fatto di cura per l'olio e per l'agricoltura.